non può essere la solita manifestazione, perché è impossibile con questa situazione, con l'emergenza sanitaria esistente, favorire la presenza di decine di migliaia di persone che attraversano tutto il centro storico e che non è facile controllare, perché purtroppo non ci sono le possibilità di controllare il flusso dei visitatori. Abbiamo organizzato una serie di appuntamenti. Innanzitutto, nei giorni della principessa Costanza, 11, 12 e 13, sarà proiettato un video sui social che va a ripercorrere dei momenti importanti della nostra manifestazione, riproponendo alcune immagini con dei figuranti in punti particolarmente significativi della nostra città, il castello ed altri siti importanti, in modo da ricordare, valorizzare la nostra manifestazione e soprattutto a valorizzare la nostra città. Il giorno 11 presenteremo una guida turistica del centro storico che è stata predisposta proprio sulla scia di quella che è stata la nostra manifestazione, cioè il successo della tavola della principessa Costanza è legato proprio alle bellezze artistiche, architettoniche della nostra città. Quindi quale migliore occasione per presentare questa guida nei giorni proprio della principessa Costanza? Il giorno 11 presenteremo questa guida alla presenza innanzitutto di Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca. Teggiano è conosciuta come la città delle 13 chiese, una più bella dell'altra, a parte la loro bellezza, ma sempre curate con molta attenzione, e questo è con sacrificio proprio dovuto all'amore e alla ragione della Chiesa. Sarà presente il sindaco di Teggiano, Michele Di Cantia, che ha sempre favorito le manifestazioni della principessa Costanza e qualsiasi altra manifestazione organizzata dalla Proloco. Sarà presente il giornalista Geppino D'Amico, che oltre ad essere un stimato giornalista è anche un attento storico della nostra realtà locale, e sarà moderato il tutto da Antonio Sica, famoso e noto giornalista. Nei giorni successivi renderemo omaggio ad uno storico, Arturo Didier, il professor Arturo Didier, che ha impegnato la sua vita proprio negli studi della nostra storia, della storia della nostra città, e lui ha lavorato molto sui contenuti, sulla storia, sui dati principali di Teggiano, e quindi è doveroso rendere omaggio al professore Didier. E ovviamente altre piccole iniziative che vanno a hanno il fine di ricordare e di far presente che la nostra manifestazione è parte importante della nostra realtà, della nostra città. Speriamo ovviamente che il prossimo anno potremo ritornare ad organizzare come sempre la nostra manifestazione.